Ecco, una generazione che sa prendersi cura e sa parlare ai giovani che verranno. Ed è per questo che abbiamo chiamato con noi Marco Lodi, che ci parlerà di un servizio importante, che è quello dell'educazione. Buonasera a tutti, mi chiamo Marco, ho 26 anni e potrei chiamare il mio intervento un giovane per i giovani. E sono qui su questo palco stasera per portare la testimonianza del mio impegno civico e attivo come cittadino. Appartengo al mondo dell'associazionismo e nella mia vita ho scelto di spendermi concretamente nella realtà dell'educazione giovanile, con l'unico grande intento di accompagnare diverse generazioni di bambini e adolescenti nel loro percorso di crescita, per aiutarli a divenire persone autentiche e buoni cittadini. Cittadini attivi e consapevoli, in grado di potersi spendere in prima persona per cercare di rendere il mondo un posto un po' migliore. Mai come oggi, infatti, sembra essere indispensabile una popolazione giovanile che sappia farsi generatrice di un tempo nuovo. Ecco dunque che bisogna educare i giovani più piccoli, dare loro spazio, dare loro gli strumenti perché possano agire concretamente sulla realtà per migliorarla e per portare avanti le loro idee. Educare è bello e stimolante, ma al tempo stesso è anche difficile e sfidante. Io ho scelto di dire il mio sì all'educazione perché credo fermamente che il mondo abbia bisogno di giovani entusiasti, di giovani che sappiano vivere la propria vita in modo significativo. E proprio per questo motivo qua, credo che nella vita occorra portare avanti le proprie idee con coraggio. È necessario che ci siano giovani che siano in grado di essere luce nel mondo e per il mondo, vento di speranza non solo per se stessi ma anche per coloro che li circondano. E una cosa è certa, per vivere e camminare sulle strade della vita in questo modo serve coraggio. E serve coraggio soprattutto oggi, in un tempo in cui domina il menefreghismo, l'indifferenza e l'apatia. E allora serve coraggio anche per fare delle scelte e serve altrettanto coraggio per portarle avanti. Serve coraggio perché per realizzare qualsiasi cosa, piccolo o grande che sia, occorre un coraggio quotidiano che sappia farsi energia attiva. E allora è necessario aiutare e accompagnare i giovani, i ragazzi, a scoprire non soltanto il coraggio, ma anche tutti gli altri meravigliosi talenti di cui sono dotati. È necessario educarli a sognare in grande, ma con consapevolezza. È necessario dire loro che puntare lontano, guardare lontano è bello, indispensabile, ma occorre prima sapere su quale base poggiano i propri piedi. È necessario dire loro che non sono fatti per occupare passivamente degli spazi, ma per vivere attivamente dei luoghi, luoghi che possono essere popolati dalle loro idee, dai loro sogni, che sono belli, sono importanti e hanno valore. Ed è necessario far capire loro che la vita è un continuo divenire, che raggiunta una meta è già tempo di mettersi in marcia verso un nuovo bellissimo orizzonte. Ecco, io sono giovane, è vero, ma ho avuto la fortuna di maturare diverse esperienze di vita e ho capito che nella vita occorre esserci e saperci essere, con la testa e con il cuore. Questo per poter liberare i sogni propri e anche altrui. Io ho scelto di vivere e sostanziare quell'I care di Milaniana Memoria in questo modo e lo faccio perché ci credo ed è proprio su questo cammino di educazione che ho scoperto la bellezza e la pienezza di poter spendere il mio tempo, le mie energie e le mie competenze per gli altri. E lo faccio perché credo che noi tutti, giovani e non, dobbiamo essere i primi a disegnare quel cambiamento che vogliamo vedere nel mondo, quella grande, bellissima, entusiasmante consapevolezza che è proprio dai piccoli gesti che possono nascere azioni grandi. Grazie a tutti.